da Zimella a Bussolengo, perché avete scelto proprio questa cittadina? Niente, è nato quasi per caso, abbiamo incontrato i titolari dell'immobile e discutendo di una cosa e l'altra è nata l'idea di aprire una cosa qua, vista anche la situazione del momento, cercare di diversificare un po' la nostra attività che si occupa prevalentemente di altre cose e abbiamo cercato di ampliare la gamma di servizi e di aprire qui a Bussolengo, quindi in una città quasi turistica, diciamo, e comunque di paese, perché siamo a Verona praticamente. Allora, Denis, noi sappiamo, conosciamo già i prodotti Menegon, cosa troveranno gli abitanti di Bussolengo e ovviamente dintorni nel nuovo negozio che stiamo per inaugurare? Allora, è un negozio che è un misto praticamente, perché c'è tutta una serie di prodotti di alta gastronomia, surgelato e fresco praticamente, e poi c'è una selezione di salumi e formaggi a trancio, c'è una vastissima enoteca con moltissimi prodotti sia locali che quindi prodotti del territorio, locali, veronesi e anche da altre regioni per ampliare la gamma praticamente. E poi abbiamo tutta una serie di birre artigianali trentine praticamente, che vengono fatte proprio in Val di Non da un'azienda agricola praticamente, quindi hanno veramente una vasta gamma di prodotti. E poi abbiamo la distribuzione del nostro caffè, che quello è la storia ormai. Senti, possiamo dire che sono tutti prodotti italiani? Sì, i prodotti sono tutti quanti italiani. L'unica cosa che non è italiana, ma è un orgoglio per noi, è una birra che trattiamo da anni, e qui abbiamo una versione non filtrata in bottiglia, che è una birra slovena praticamente, e che si integra alle altre birre, che però è un prodotto di eccellenza proprio. Allora, immortaliamo il momento con telecamere, cellulari. 3, 2, 1, vai. È andata! Dai, un applauso! È andata! E allora si inaugura ufficialmente il primo negozio Menegon a Bussolengo, proprio affacciato sulla piazza 26 aprile, questa bellissima cittadina a pochissimi passi dal lago di Garda e dal centro città, da Verona. Fa piacere, è una piazza bellissima, stanno aprendo varie attività e questa è una delle bellissime realtà che stanno arrivando a Bussolengo. Il fatto che non siano di Bussolengo, hanno scelto Bussolengo, questo mi inorgoglisce e dico grazie, perché vuol dire che sicuramente un imprenditore, quando fa una scelta di una piazza, inteso proprio come paese, come comune, è perché ci vede qualcosa, ci vede un futuro, e questo vuol dire che insomma, forse stiamo anche lavorando un po' bene, dai. Se riusciamo a attrarre gli altri imprenditori, ci fa estremamente piacere. È un'ulteriore attività che arriva su Bussolengo, piena di entusiasmo, insomma, da quello che vedo, e quindi ci fa estremamente piacere. Io spero che, essendo la prima di quello che ho sentito prima durante l'intervista, potrebbe essere la prima di una lunga serie, di solito la prima poi resta poi nel cuore. Insieme a mio papà siamo qui, cittadini di Bussolengo, dalla nascita. Mio nonno è sceso dalla Lessinia e mio padre ha creato un'azienda agricola a San Vito al Mantico. Io sono insegnante elementare, ma ho fatto l'Accademia di Belle Arti e ho realizzato molte sculture. La più grande appunto è quella per il mio paese. Qui al negozio ci sono alcune delle mie sculture. Io mi ispiro alla natura, al benessere, idealizzo la figura femminile attraverso posizioni di danza e i simboli della natura. Quindi ho realizzato la donna acqua, la donna terra, la donna fuoco, la donna aria. Qui al negozio ho la donna acqua, poi ho una splendida Giulietta, sono tutte statue in bronzo, il piccolo trofeo ispirato proprio al monumento e la donna del vino. Quindi sono molto orgogliosa che Menegon abbia dato spazio all'arte, alla cultura, perché è indice dell'intelligenza di una civiltà, di una cittadinanza intera.
gastronomia di altissimo livello, per cui non può altro che essere un valore aggiunto per la nostra piazza. Noi siamo per mangiare italiano, mangiare a chilometri zero, per cui sposa in pieno la mission del nostro comune, il nostro ideale della nostra amministrazione. E poi dicevamo anche nuovi posti di lavoro, perché prossimamente probabilmente insomma provvederanno a delle assunzioni. Beh, quello non fa mai male, specialmente in questo periodo post lockdown, insomma, c'è bisogno anche di lavorare. Un'attività proprio nel cuore di Bussolengo, e la cultura c'entra, perché ci sarà appunto una mostra permanente di alcune delle sculture di Licia Massella, che è di Bussolengo, e dicevamo in apertura ha fatto una ricerca storica importantissima su Bussolengo. Sì, diciamo che la cultura, noi ci teniamo veramente tanto, ripartiamo, il paese riparte con la cultura quest'anno, ripartiamo in questi giorni con l'estate a Villa Spinola, che per noi è il momento ufficiale della cultura Bussolengo. Un piacere sapere che le opere di Licia saranno visibili a tutti, quindi dall'andare a fare la spesa e trovare delle cose, un'enogastronomia, e trovarsi là a guardare anche un pezzo che fa cultura, quindi la cosa bella è riuscire a mescolare le due cose.